Salve a tutte e tutti, cari amici, care amiche. Qui assieme a tutte e tutti voi un'altra volta il vostro Sant'Enchan. E sono molto triste perché questa mattina ho saputo di un'altra onda sismica che ha devastato, colpito il nostro paese, già martoriato dal terremoto. Terremoto, finora più di 530 scosse, migliaia di sfollati, autorità sospende pagamento bollette. Terremoto oggi, ultime scosse Macerata, nuovo forte sisma. Magnitudo 4.3 a Norcia, Visso e Preci. Dati INGV 27 ottobre 2016, cioè una notizia di oggi, ore 19:35. Terremoto oggi, ultime scosse Roma, Macerata. Scossa di 4.4, dopo 5.9, 5.4, dettagli dell'ultima ora, scossa 3.3 a Visso e Preci. Non si placa la furia del terremoto e delle scosse di assestamento nel centro Italia. Le ultime scosse che arrivano dalle zone colpite ieri sera da una seconda nuova ondata di terremoto nel centro Italia, fra Marche, Umbra, Lazio e Abruzzo, non raccontano buone notizie, anche se almeno nelle ultime 10 ore non ci sono stati nuovi crolli o danni particolari nei 20 comuni protagonisti loro malgrado del sisma, e certo mica lo hanno fatto apposta. Le ultime due scosse che spiccano nello sciame sismico sono avvenute in provincia di Perugia, presso i comuni attorno a Norcia, grado 2,6 Richter, e soprattutto il sisma di grado 3.3 sulla scala Richter a 10 km di profondità come ipocentro. Ma è dalle 19:25 un nuovo e fortissimo terremoto di grado 4.3 avvenuto tra l'epicentro di Norcia e Preci, i luoghi di Marche e Umbria più colpiti, i comuni colpiti di quella che a questo punto la quinta scossa forte sopra il grado 4.0 di questi 2 giorni sono i seguenti: Visto, Norcia, Ussita, Monte Calvo, Preci, Fior di Monte, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieva, Torina, Fiastra, Piave Bolignana, Sellano, Muccia, Serravalle di Chieti, di Chienti, Norcia, Muccia, Cerretto di Spoleto. Vabbè, poi altre notizie e via dicendo. Vi renderete conto che è un quadro allarmante e sempre di più le onde sismiche si stanno avvicinando, niente di meno che alla capitale. Ora, non è un mistero, tutti voi lo sapete, che Roma, oltre a essere distribuita su 7 colli, è anche costruita su 7 strati, perché basta scendere nel sottosuolo di una basilica per trovarvi edifici dell'antica Roma, caverne. Roma nel sottosuolo, fra palazzi dell'antichità, del Medioevo, del Rinascimento, dell'antica Roma, dell'antichità preromana, caverne, grotte sotterranee, miniere, è tutto caverne naturali, come le fosse ardeatine, che le hanno voluto ripienare di cadaveri i nazisti, no?
Roma è tutto un grugé, è tutto un insieme di buchi. Speriamo che non arrivi mai un terremoto di magnitudine Richter 5.0 o 7.0 o addirittura 9.0, perché già stiamo vedendo nelle zone martoriate da questi ultimi terremoti, incluso questo sciame sismico, che non è uno dei tanti sciami succeduti al terremoto di qualche mese fa, ma è proprio un terremoto a sé. Quindi addirittura si diceva ogni 4-5 anni in Italia c'è un terremoto. No, adesso ogni 4-5 mesi sembra. Beh, già si è visto nei luoghi già colpiti dal terremoto che volevano mettere in salvo le antichità che si sono trasformate in rovina. Adesso neanche quello, adesso non si potrà neanche ricostruire quello che è sopravvissuto al terremoto perché continua a cadere tutto giù. Ed io vi chiedo, immaginatevi se questi sciami sismici, se questi nuovi terremoti continuano a buttare giù tutto quello che rimaneva in piedi e che avevamo la speranza di poter restaurare. Che cosa potrebbe succedere alla capitale d'Italia se arriva uno sciame sismico, magari anche di 3 o 4 punti della scala Richter? Perché ripeto, Roma è tutta cava sotto per varie ragioni, perché ci sono strati di costruzioni dell'antica Roma, del Medioevo, caverne, spelonche, addirittura grotte, miniere abbandonate dell'antichità, dalle quali si estraeva il travertino, il tufo. Un esempio sono le grotte ardeatine. Sarebbe veramente un disastro immane, incalcolabile. Io non voglio pensarci quello che potrebbe succedere. Però bisogna prepararsi al peggio, perché se ci sono sempre più sciami sismici, significa che prima o poi può anche accadere. E quando si dice prima o poi, si dice da qui magari a 1000 anni. Ma da qui a 1000 anni può essere adesso stesso, fra 10 minuti, fra un'ora, fra 10 ore, fra un giorno, fra una settimana, fra 10 settimane, fra 10 mesi, fra 10 anni, fra 50 anni, fra 100 anni, fra 1000 anni. Nessuno lo sa. Dipende tutto anche come la nuova scossa tellurica, da dove avrà l'epicentro, in che profondità e come si trasmetterà la scossa dalle profondità del sottosuolo fino alla superficie, perché è un po' come un fulmine, solo che al contrario, il fulmine colpisce a terra, richiamato dall'energia statica, ma non si sa che percorso seguirà il raggio, no? Così il terremoto parte verso l'alto, dal basso. Ma non si sa in che direzione andrà tutta l'energia, quindi prima o poi colpirà il sottosuolo dell'urbe. E allora sì che sarà un disastro, non soltanto in termini di perdite materiali, ma perché Roma è così cava nel sottosuolo che letteralmente altro che sprofondare di 30 centimetri, potrà sprofondare tutto, si farà un buco, un cono, sprofonderà 300 metri sottoterra. A Roma vivono, a Roma centro credo 6 milioni di persone. E quindi se dovesse occorrere senza preavviso, senza dei piccoli sciami, dalle 11-12 della sera alle 3-4 del mattino, potrebbero morire milioni di persone. Io vorrei sapere quelli della Protezione Civile che stanno facendo
non dico per scongiurare o prevenire un terremoto a Roma, nell'urbe, a Roma centro, ma perlomeno per mitigare le vittime, gli effetti collaterali, perché che piani di evacuazione si hanno nella capitale? Io vorrei tanto sapere, magari la Raggi sta lavorando su possibili piani di evacuazione della popolazione in caso di terremoto, perché è da scongiurare che ci sia un terremoto a Roma. Sarebbe una delle peggiori catastrofi che abbiano colpito mai il nostro paese, addirittura peggio della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme e della peste bubonica anche. Ma visto tutti questi sciami sismici, queste onde sismiche, io mi dico che prima o poi è inevitabile che un terremoto colpisca Roma. Una volta si pensava impensabile, ma adesso le cose stanno cambiando, perché a forza di scuotersi il sottosuolo si sta sgretolando sempre di più, e quindi le faglie arrivano fino a Roma, le faglie sismiche. La Raggi, che vuole cambiare forma di amministrare l'urbe, ha dei piani di evacuazione per poter salvare milioni di vite umane nel caso iniziasse a sciamare la capitale, ad avere terremoti, oppure no? Perché in caso contrario, in caso di non evacuare Roma a tempo, le strade si congestionerebbero tutte, i trasporti si congestionerebbero tutti, i treni si bloccherebbero, gli aeroporti collasserebbero e tutti sarebbero destinati ad una morte certa. Quindi sono molto triste e desolato per questo nuovo terremoto che fra ieri e oggi ha ucciso persone e distrutto quel poco che rimaneva in piedi, oltre ad aver colpito altri comuni. Ma sono ancora più preoccupato, oltre che per la mia Casal Palocco, anche per l'urbe, per la capitale d'Italia, per Roma, che ripeto è costruita quasi sul vuoto, su un insieme di caverne, di vuoti. I colli romani sono stratificati su altre costruzioni dell'antichità, dell'antica Roma, del Medioevo, quindi sono costruiti su cavità. Basta un terremoto come quello che è successo nelle ultime 24 ore per distruggere tutto. E dopo sì che sarebbe veramente molto brutto e triste per tutti. Ci sarebbero milioni di vittime. Io voglio sapere se la Raggi sta pianificando vie di fuga anche alternative da possibili eventi sismici nella capitale, in Roma, perché prima o poi, questione di tempo, minuti, giorni, settimane, mesi, anni, decenni, forse secoli, prima o poi anche Roma ci avrà un terremoto come quello dell'Aquila, come quello di Città di Castello. Credo che anche in Città di Castello hanno avuto un terremoto. Beh, questo argomento mi rattrista molto. Spero non succeda mai, ma in caso succedesse bisogna essere prevenuti e non mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, perché altrimenti uno rimane con la testa sotto gli sgombri come gli strunzi. E che poi a mettere la testa sotto gli sgombri di un terremoto si rimane col culo all'aria. E già abbiamo visto che quello gli è successo a Berlusconi, che è stato il suo debole, la protezione civile, come ha agito durante il terremoto di quell'epoca. Allora con questa vi lascio, vi saluta il vostro Sant'Enchan e dalla prossima. Ho detto tutto, non voglio fare un video troppo largo. Un saluto a tutte e tutti i miei amici che ho salutato nei video precedenti. E mi raccomando, non perdete d'animo,
Io solidarizzo con tutte le vittime del terremoto. Spero che non ce ne siano più, ma ci sono forti dubbi. Gli scienziati dicono che ci possono essere innumerevoli eventi da qui a qualche settimana o mese. Ed è per questo che io dico: bisogna stare allerta a Roma, perché se succede a Roma sarà un disastro immane, per le cause che ho già spiegato. Non mi dilungo di più. Care amiche ed amici, un saluto dal vostro Sant'Enchan. A presto, continuate a guardarmi e alla prossima. Ciao.